nostra è un'azienda, possiamo dire, storica, che si fonda su una persona che era tuo padre, che è stato uno dei grandi personaggi del vino trentino, italiano, possiamo dire, un innovatore, e tu prosegui su quella strada. L'azienda, la vostra azienda ha cambiato negli anni, io la vedo come un'azienda che ha cambiato un po' la sua immagine, no? Forse fino a qualche anno fa, una decina o due decine di anni fa, era un po' la classica azienda trentina, con una gamma vastissima di prodotti bianchi, rossi, spumanti, quindi presentavate quello che è il territorio trentino in tutte le sue mille sfaccettature. Negli ultimi anni invece puoi dire che ti sei concentrata sicuramente su una delle grandi innovazioni di tuo padre, no? Sul metodo classico. Sì, allora Andrea, io chiaramente io vengo da una tradizione di generazioni del mondo della viticoltura seguita dalla campagna. Mio padre è stato quello che nella metà degli anni 50 inizia la vera e propria attività di produzione di vino per altri, perché era figlio di contadini con mezzo ettaro di vigneto più altre proprietà delle zie. Quindi lui fa l'Istituto Agrario di San Michele in anni importanti, anche però di, come lui diceva, di estrema povertà, dove il Trentino era una regione di vino sfuso, quindi non si parlava neanche di imbottigliato, cioè ragioniamo quando una cooperazione è iniziata, quindi ora del Trentino non esisteva. Lui inizia appunto lavorando come tecnico per altri, che ha delle sue intuizioni, perché la passione di mio padre, che poi è diventata anche la mia nel tempo, era del metodo classico, quindi delle bollicine, del Trento DOC e dei vini rossi prevalentemente. Quindi lui ha la sua gestione come tecnico amministratore di Bossi Fedrigotti, quindi l'ideazione del primo uvaggio bordolese italiano, peraltro, perché la prima uscita è nel 1961. Contemporaneamente, nel 61, la prima uscita del metodo classico, che era con l'azienda Equip 5, quindi con i quattro soci, quattro tecnici, quattro colleghi, che come ogni uomo del mondo del vino, anche nell'antichità, erano passati dalla Champagne. Quindi la realizzazione in quegli anni, insomma, c'era Giulio Ferrari e la famiglia Lunelli che iniziava il proprio percorso, diciamo, familiare nel mondo della produzione. Loro vanno un po' incoscienti, vedono e iniziano. Quindi un'attività che è durata come soci noi fino alla metà degli anni 80, e poi vabbè, per vari percorsi, come sempre, un po' degli amici dei soci iniziali si erano staccati, altre cose, papà decide, perché era l'unico che poi aveva intrapreso già dal 1976, staccandosi dalla sua azienda, diciamo, dove aveva iniziato, una cantina a nome proprio. Quindi la Letrari come tale esiste dal 1976. Quindi affianchiamo la produzione di Trento DOC, perché appunto ci stacchiamo dal gruppo delle Chiepa a metà degli anni 80. Quindi abbiamo questo passaggio e questa ricrescita. Giustamente, come dicevi, la mia era un'azienda, come tutte le cose che non nascono ex novo e non nascono anche in determinati periodi storici. Per cui ricordiamo che un'azienda di vino della metà anni 70 o anni 70, piuttosto che un'azienda nata nel 2000, 30 anni di differenza hanno sicuramente creato delle impostazioni di base diverse. La mia è un'azienda che peraltro ha i vigneti dislocati in due punti fondamentali. Siamo sempre in Vallagarina, però abbiamo il nucleo dove c'è la cantina, che è a Rovereto, quindi con una parte dei vigneti su Rovereto e una parte dei vigneti che erano quelli originari peraltro di papà, perché era di Borghetto, quindi confinante proprio con la provincia di Verona, esatto, la più a sud, però sono anche adesso i due cuori pulsanti della nostra azienda.
Quindi avere queste due anime, pochi chilometri, perché sono 18 chilometri più o meno, però sappiamo perfettamente come qui abbiamo il Monte Baldo, che la fa da padrone, di là abbiamo la Lessinia, quindi sono strutture diverse, la valle, che come io cerco sempre di spiegare, il Trentino è bello e si parla a volte solo di quota, no? Magari specialmente sui Trento Doc, sì. Però dico sempre è una delle mille sfaccettature, perché noi abbiamo realtà, le montagne ci fanno ombra, quindi se parliamo di destra orografica o sinistra orografica abbiamo il sole a mattina, il sole a pomeriggio. Cambia completamente il mondo, no? Esatto. In poche centinaia di metri. E la valle che si allarga o si stringe. Quindi Borghetto manca un'ora e mezza di sole più o meno rispetto a Rovereto, figuriamoci se saliamo dove abbiamo delle superfici ancora più ampie. È chiaro che noi abbiamo una viticoltura condivisa con il passaggio e il vivere e le città, perché le nostre realtà sono comunque realtà un po' di passaggio, e anche le alte colline per me arrivi sui 500 metri, quello che sono le mie, perché poi ogni viticoltore, il bello delle nostre piccole aziende è che è dove sei. Quindi la tua caratterizzazione, a volte mi piacerebbe avere quel maso, però non è, io sono nata qui e quindi ragiono su una terra trentina. Quindi sappiamo perfettamente, e riferiamoci magari al Trento Doc, che essere in Vallagarina, quindi alle Pendici del Baldo, piuttosto che essere in Val di Cembra, quindi prendo i due estremi, perché questi sono i due estremi territoriali del nostro Trentino, è estremamente diverso, non c'è un meglio o un peggio, c'è sfumature diverse, quindi trovare un'omogeneità sul Trentino, penso mi confermi, è estremamente, però è anche la nostra bellezza, quindi è un po' trasmigrato nella versione Italia rispetto ad altre nazioni, tutte le tipologie di vite e di uva che abbiamo rispetto alla Francia, che ci stanno su una mano quelle che realmente hanno un'importanza. La miriade, da noi... la miriade di sfaccettature di territori, di micro territori trentini, permettono appunto la coltivazione di questa immensa varietà di uve, no? E quindi di uve, e quindi ecco, abbiamo vini più mediterranei e vini più alpini nello stesso territorio. Esatto, esatto. Poi ritornando a quello che mi hai chiesto, è chiaro che noi siamo nati su una struttura dove anche il mercato chiedeva cose diverse, per cui era un po', ce l'ho anch'io, un po' se vuoi sta succedendo col Trento Doc ora, perché aziende, ma storicità che non hanno mai avuto, piantiamo dove non c'è mai stato, quindi voglio dirti, purtroppo è la natura umana quella di provare e continuamente evolversi. Sicuramente alla metà degli anni 70 si piantava un po' di tutto, non c'era un'idea anche territoriale di rappresentatività verso l'esterno. Quindi non so se si produceva un po' per consumo nostro, quindi con tutte le sfaccettature e vicino. È chiaro che si va da vitigni internazionali come il Pinot Grigio, che beata Dio, per delle ragioni sue, è anche da dire che è un vitigno che puoi mettere un po' dappertutto. È chiaro che il Marzemino, dove sto io, il Teroldego, la Nosiola, se parliamo di territorio, non sono così facili da gestire come un Cabernet. Certo, cioè, certo. È chiaro, o Merlot, sicuramente hanno delle difficoltà maggiori. Per quanto riguarda il Trento Doc, il bello di avere dei vitigni internazionali in un territorio che cambia ogni 50 metri. Quindi abbiamo una internazionalità che viene interpretata. Quindi io direi che il Trentino interpreta due bacche importanti. Io parlo di Trento Doc, è chiaro, sappiamo perfettamente che sono quattro le varietà che ci possono stare, però oggettivamente nel 95% parliamo di Chardonnay e Pinot Nero, che poi ci sia Meunier e Pinot Bianco, però sono piccole personalizzazioni, che se vogliamo dire,
della singola cantina o del produttore. Per quanto riguarda me, appunto, utilizzo 2 al 95%, perché sono quelle, sono vitigni piantati per fare Trento DOC. Quindi anche delle selezioni in pianta, soprattutto nel Pinot Nero, che arriva direttamente dalla Champagne. Quindi non è rigirato un vigneto. Questa cosa, scusami Lucia se ti interrompo. Dimmi. Negli anni sicuramente avete dovuto cambiare un po' il vostro approccio anche alla campagna, no? A parte il discorso da una varietà all'altra, ma indirizzandovi verso una maggiore produzione dello spumante, quindi avete avuto anche delle esigenze dal punto di vista agronomico, delle scelte agronomiche che sicuramente condizionano molto il vostro modo di lavorare. Sì, allora sicuramente siamo figli un po' di una società e di un cambiamento. Come ti dicevo prima, il Trentino è un territorio di passaggio, quindi abbiamo una contaminazione, anche se vuoi, molto alta rispetto a territori più liberi, più ampi, perché noi siamo veramente un territorio un po' compattato. Siamo montagna la maggior parte degli spazi. È chiaro che negli anni noi abbiamo, a parte rinnovato, portando quello che era possibile, dove era possibile, a vitigno per Trento DOC, perché come dicevo noi siamo ancora forti produttori comunque di vini, soprattutto a bacca rossa, però li lasciamo volentieri lì, perché lì non sarebbe spazio idoneo per altre cose, quindi non è che vai a fare Pinot Nero o Chardonnay perché comunque si può fare Trento DOC. Ecco, quindi detto questo, poi negli anni noi siamo passati ad una produzione integrata, ad avere, eliminando quello che è il diserbo, le operazioni il più possibile compatibili con quello che sono le esigenze e anche un ritorno a quello che è una naturalità il più possibile. Io ti dico, non sono un estremista, utilizzo ancora dove serve, perché purtroppo io dico sempre, la mia azienda deve produrre uva quantomeno sana, perché tu sai perfettamente che se poi arriva l'annata male, io devo il più possibile, cioè lavoro e vivo su quello, non ho altre entrate di nessun tipo, quindi io ho cercato di limitare il più possibile quello che sono antiparassitari e altro. È chiaro che non mi sono mai negata dove serve, perché ci sono annate che purtroppo, soprattutto se hai dei prodotti a base, devi lavorare poi in cantina, perché zolfo e rame vanno bene, però insomma alla lunga ci possono creare dei problemi poi di riduzioni o altre cose, dipende molto dall'annata, no? Quindi dove possiamo, e noi sappiamo che abbiamo comunque anche un protocollo trentino che purtroppo è poco promosso, perché è molto più restrittivo di tutto il resto d'Italia. Quindi il Trentino ha già un protocollo di produzione generale che veramente, per quanto riguarda me, un mese e mezzo, 45-50 giorni prima, si interrompe qualsiasi cosa. Quindi si cerca di avere un'uva che, e per me è fondamentale avere un'uva sana, il più possibile naturale, e fare il quasi niente in cantina. Ecco, l'uva per me è fondamentale ancora di più quando entra nella lavorazione, perché per me le lavorazioni sono veramente pressatura, pulizia di quelle basiche e null'altro. Quindi a volte un po' si riscontra anche nei miei vini, forse, che mi dicono è più colorato, c'ha un'immagine un po' più... È proprio perché poi non è lavorata a livello cantina, si fa quasi nulla. Quindi io sono molto attenta anche su questo. Quindi arrivare, se te lo puoi permettere, se hai una, a mio giudizio, per quello che è la mia esperienza, ecco, cerco di avere questa attenzione maniacale anche sulla cantina, che a volte non è così, perché sappiamo, insomma, da tecnico
tutto è, c'è un po' di tutto, insomma. Però ecco, la cantina è altrettanto importante della campagna. Quindi non transigo su questo, quindi tutto quello che viene riportato di attenzione sulla campagna lo deve essere poi anche una volta che l'uva è in trasformazione. Ancor di più per i Trento DOC, ma anche per vini di grande affinamento, perché chiaro, noi abbiamo delle basi che lavorano magari sui 2 anni e mezzo, però abbiamo dei prodotti da 10 anni, quindi sai, la trasformazione 10 anni fa, io dico sempre come vedere un ragazzino, è nato e va alle scuole. Vediamo chi diventerà, quindi, insomma. Esatto, quindi riuscire a dare questa impronta. Sì, poi io ti dico, mi confronto sempre, sempre molto volentieri. Non sono un estremista, questo no, ecco, non mi si addice, però il bello è perché siamo un po' tutti diversi, no? Quindi ecco, forse uno degli aspetti del Trento DOC è che va bene la campagna, però è comunque un vino che ha bisogno proprio di tecnica, di conoscenza, no? Assolutamente. È un vino che è un po' la Formula 1 dell'enologia, no? Quindi sì, bisogna avere anche una certa ricerca, un certo modo, una maniera di applicarsi, quindi è effettivamente un vino molto tecnico che ha bisogno di molta attenzione in cantina, quindi questo tuo voler far pesare le due cose. Oggi si parla sempre tanto di campagna perché un po' questo aspetto bucolico, no, è molto bello. Ma sì, certo. Però poi il vino, insomma, si fa in cantina, un vino tecnico importante come il Trento ha bisogno di essere seguito in tutte le maniere. Allora, sicuramente è forse più affrontato il discorso campagna ed ecco perché io a volte mi sposto a puntualizzare sulla cantina. Il metodo classico in generale è un lavoro tecnico, perché da solo non viene, quindi è una lavorazione in generale, parliamo del Trento DOC, ma un po' di tutto quello che è, non viene per caso. Sì, sì, sì. Cioè, per caso è un po' difficile che riesca ad ottenere quello che è, soprattutto io dico che a volte dove comerà, quindi non sono assolutamente quello che troviamo nel bicchiere. Noi in questi giorni abbiamo iniziato la settimana scorsa i tiraggi. Uh-huh. È chiaro che se tu assaggi anche da conoscitore un vino base per poi capire cosa succede quando sarà in commercio, non parliamo della degorgiatura, quindi aggiunta o meno di liquor, lasciamo stare. Però la trasformazione che lui ha è mostruosa. Ecco perché entra l'esperienza, come dicevi giustamente, entra il tecnico che può dare il suo tocco finale, quel maquillage di capire quella cuvée, quale Chardonnay, quale Pinot Nero, di quale vasca, pur essendo la stessa campagna, perché magari è venuto in una maniera un po' diversa. Quindi è la bellezza poi dall'altra del consumatore di trovare queste sfumature all'interno di un panorama territoriale. Per cui è chiaro che io e i miei vicini abbiamo le campagne più o meno magari simili, però abbiamo una tecnica di lavorazione diversa. Quindi avere tecniche di lavorazione basiche, perché non è che facciamo... Allora, sicuramente è il processo enologico più schematizzato in assoluto. Cioè, tu sai che per fare quello devi fare così. Cioè, non è che ci siano... Puoi fare delle piccole variabili. Però voglio dirti, cioè, non è che possiamo fare il miracolo. Quindi... però è il bello e forse quello che mi ha sempre affascinato, portato da mio padre, perché questa io questa passione si sente, eh? Sì, e l'ho sempre visto. Io dico sempre che sono nata con le bollicine in tavola, quindi ho avuto questa, perché insomma l'emozione più grande è stata, per dirti, dopo che era già morto papà, forse un paio d'anni fa, trovare un tappo che proprio inizi anni 61, quando il tiraggio veniva fatto col tappo di sughero e la graffetta, con un biglietto di mio padre che mandava a Tonon, diceva: ho aperto anche quest'anno l'effervescenza straordinaria. Basico, chiaramente 55 anni fa e più,
non si andava a provare la pressione, effetto, cioè, bar da vedere, presostati, mille cose. Lui a distanza di 2 mesi ha aperto e la pressione c'era, quindi però trovarlo scritto al suo collega e amico a me ha fatto molto emozione, quindi il vino forse dobbiamo tornare a vederlo come una cosa di emozione, sicuramente. La tecnica serve, io dico il metodo classico non è per tutti ed è brutto nel senso che ci vuole tanta esperienza, perché per fare un vino, non una grande riserva, capiscimi, una riconoscibilità aziendale o di un tecnico ci vogliono 8-10 anni, perché tu sbagli o la fai giusta, però abbiamo sempre un elemento fondamentale, che è l'annata viticola, che cambia e non è mai ripetibile. Quindi quello che sarà quest'anno non è così schematizzato come lo è il tiraggio, se vogliamo, perché io faccio quello tutti gli anni, nel senso che le operazioni sono quelle. Però in mezzo ho una base che ha reagito in un modo diverso e quindi io devo andare ad interpretare se voglio quella stabilità dei miei prodotti con netto anticipo. Quindi è chiaro che ogni anno ti trovi, poi noi adesso in gamma abbiamo 9 prodotti, arriverà il 10° proprio perché è in lavorazione. Ci vogliono 5-6 anni per riuscire ad avere una stabilità, ecco, e con l'esperienza. Certo, la cosa quindi difficile poi dico, è anche per voi che avete una dimensione. Scusami, ci vuole... Non ti sento, Andrea. No, scusami. Dicevo, anche per le vostre dimensioni poi diventa difficile questa cosa, perché lavorate con la vostra campagna e quindi tutti gli anni avete un prodotto base molto diverso magari da anno a anno e quindi a far quadrare il cerchio può essere più complicato, far quadrare il cerchio nel senso di riaffermare quello che è il vostro stile anno per anno. Esatto, e questo capisci da te come affermare lo stile è la cosa più bella che un tecnico credo possa arrivare a fare con l'esperienza. Quindi riuscire a dare quello che è il proprio input, riuscire a mantenere quello spartito musicale, perché io lo definisco uno spartito musicale, quindi abbiamo un saliscendi nelle annate, nella stabilità, nei prodotti. Non deve uscire, però deve stare all'interno, perché altrimenti avremo un piattume tutti gli anni che ti assaggi le annate nuove se sono uguali a quelle precedenti. Quindi ci aspettiamo un cambio d'annata, quindi un'impressione, un modo operandi diverso. Però devo riconoscere quello che è l'azienda, perché mi piace, perché non mi piace, perché io dico sempre, abbiamo imparato, ci è stato insegnato ad abbinare i vini bianchi e i vini rossi, la bolla è la bolla, almeno le bollicine sono tante, però io dico sempre, scegliamo la nazione, scegliamo l'Italia, all'interno dell'Italia quale territorio, all'interno del territorio Trentino quale zona, abbiamo 4 macro aree noi, quindi andiamo a scegliere la macro area. Andiamo a scegliere l'azienda, all'interno dell'azienda i vari prodotti, perché ormai quasi tutti si è assestati su 2 prodotti, più o meno 3, per quanto riguarda il Trento DOC, poi con l'esperienza chiaramente ne porti ad avere 9-10, poi non esageriamo come prima dicevi nei vini, però è chiaro che si è spostato questo bere Trento DOC o bere bolla alle esigenze, per cui vogliamo l'aperitivo, vogliamo un tutto pasto, vogliamo un dosato, un non dosato, un rosato, una grande vino che segue, no, ordina il pasto, per cui io penso che le grandi riserve siano il vino che comanda, quindi io abbino quello che mi piace in quel momento indipendentemente, però scelgo il vino, come deve essere quando io apro un grande vino che sia per me una grande riserva, un rosso o un grande bianco, cioè lì parte l'emozione, quindi bevo prima quello e poi vado ad abbinamento cibo, perché poi ci puoi mangiare quello che vuoi, credo tutti noi quando apriamo determinate bottiglie
abbiamo delle aspettative che vanno oltre al fatto che ci stia perfettamente con quello che andiamo a ordinare a pranzo o a cena. Sì. Però ecco, detto che sono questo, ben 9 le etichette di Trento? Sì, 9 attualmente in commercio, sì. Per la declinazione guida, a parte la declinazione in base, diciamo, al dosaggio, quindi più asciutto, meno asciutto, se non sbaglio siete stati come azienda tra i primi a proporre anche un dosaggio zero, giusto? Sia sì, come sono vino stata più la semplice prima. E poi anche come riserva. Sì. Io penso di essere stata la prima ad uscire proprio, sicuramente col nome dosaggio zero, che io ho scelto, seguita poi da alcuni colleghi, per una volere di distinguerci anche da altre zone, quindi un non dosato col nome italiano. Quindi il non dosato, nella possibilità della scelta, io ho scelto quello. Sono uscita, ti direi, credo la prima come dosaggio zero, il classico, per me, e poi ha seguito dalla riserva, che però ormai sono forse più di 10-12 anni che noi proponiamo. Quindi con una base, per me, di una almeno 5 anni sui lieviti. Quindi le riserve hanno almeno un 60 mesi. Sì, lì è nata, e ti devo dire, è nata un po' per gioco, perché devo recuperare, a dire la verità, perché così so anche la data giusta di quando è nata l'idea, proprio qui, in questa sala, un gruppo di colleghi ci siamo trovati per una degustazione, abbiamo portato un po' così di tutto un po', e poi abbiamo aperto una bottiglia alla Volè. E parlando un po' così tra produttori, colleghi e no, abbiamo detto, ah, è buono così. Io, effettivamente, era buono così. Ed è nata proprio, e credo che in Trentino del Brut Nature ce n'era, quindi dosato sotto i 6 grammi. Sì. Ma dosaggi zero non se ne parlava, proprio perché poi venivamo da una storicità della bolla, e qui io devo dirti la fortuna di essere in Vallagarina, perché la Vallagarina ha forse qualcosa in meno di acidità, ripeto, rispetto alla Val di Cembra, che è quella che ci differenzia di più, però ha questa mineralità, questa sapidità, questa larghezza in bocca, che loro hanno meno, hanno un taglio di lama, quindi hanno una scelta produttiva data dal territorio, che è il bello del loro territorio, quindi un po' più faticoso, devi aspettare un po' più di tempo per avere quella ampiezza e quell'eleganza nel non dosato, perché il non dosato, io purtroppo sono vecchia, come ti dicevo, per cui ricordo Equipe 5 e ho fatto i passaggi dagli anni 70, perché già c'ero, agli anni 80, dove si era passati a raso 12 grammi litro, capisci? Sì, 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 quindi io ricordo questo crauto crudo, perché me lo ricordo da bambina, che non era un gusto proprio da bambini, però certo. A casa si beveva ed era di un'acidità micidiale, cioè me lo ricordo ancora, quindi io non ho mai amato, forse causa quello, non ho mai amato i prodotti estremamente acidi e estremamente spigolosi. Io dico sempre che non mi rappresentano, perché sono tonda io e non posso andare controcorrente. Quindi questo non vuol dire che amo il dolce, perché proprio per quello tu considera che tutti i dosati per me, tranne uno che è a filo dei 6 grammi e mezzo, 7, sono sotto i 6 grammi. Quindi sono dei brut dichiarati, ma sono quasi degli extra brut. Potrebbero essere dire che forse riuscite ad avere una certa cremosità data anche, esatto, proprio quindi, dal territorio, bravo. Quindi da una quota più bassa, quindi uno chardonnay più rotondo, più esatto, maturo. Esatto, un po' il territorio che me lo regala. Esatto, un po' il territorio che me lo regala, e un po' è la lavorazione forse che noi riusciamo a dargli, è un po' il nostro stile, il nostro imprinting, di avere questa rotondità. Però questo è un gusto mio, ed è giusto che io sia così e ci sia dall'altra un produttore dove invece crede fortemente e ama fortemente una verticalità, perché dà la possibilità al consumatore di conoscere un Trentino in tutte le sue sfaccettature. Quindi credo che l'errore sia di fare più un prodotto più o meno simile. Sì. Il prodotto forse è tra più, quindi il primo prodotto aziendale è quello che
probabilmente è il più simile se ci spostiamo sul territorio. Questo io parlo chiaramente sempre di piccole aziende, perché se andiamo in aziende più grandi, dove viene acquistata uva, quindi dove si possono mescolare i territori, il risultato magari è meno evidente, è chiaro, perché io ti dico, mio papà, quando in origine proprio lui prendeva per equip le basi, mescolava qui la mia zona con la Val di Cembra, ok? Quindi erano due zone importanti, però acquistava le uve, poi andavano in una cuvée che un po' mi ha spiegato nei tempi e poi sono cambiati, insomma, la ricerca anche lì di avere, si produceva molto più demi-sec magari all'inizio, però ecco, era capire, io sono un po' figlia di questo, quindi sono figlia di un mondo abbastanza, ho anche superato abbondantemente il mezzo secolo, quindi ho visto... Beh, è tutta esperienza, ho visto tanto, è perché sono tanti anni. Esatto, perché esatto, sono più di 34 vendemmie, quindi insomma qualcosina credo di aver individuato e io dico a volte di aver trovato quello che mi piace. Mi piace fare il mio lavoro, dopo tanti anni lo faccio ancora. Dimmi. Una curiosità, c'è un vigneto che ti dà particolarmente soddisfazione da utilizzare nelle tue basi, nelle tue cuvée, o magari, o meglio, c'è un vigneto che allora, rappresenta un po' la, la parte più importante, magari per la riserva o per la riserva del fondatore, quindi per i tuoi vini più importanti? Abbiamo parlato prima che tutti gli anni bisogna un po' cambiare, ma sicuramente ci sarà alcune vigne che vi danno una certa stabilità dei vostri, chiamiamoli dei cru, per usare una parola un po' lontana dalla non nostra, nostra ecco, dalla nostra vigne, cultura. Sì, sì, sì. Allora, guarda Andrea, una domanda che mi fanno spesso è anche se noi abbiamo un singolo vigneto come tirato e io lì dico sempre che no, non l'ho mai fatto per una questione di numeri, perché andrei a o mancarmi proprio come dicevi quella parte per le altre e quindi le mie misure sono quelle per riuscire a giocarmeli. Ci sono, è proprio qui sopra Rovereto, dalla parte destra Adige, sopra Nogaredo, per capirci che è un, il fondo di un vigneto che è molto particolare, quindi tutti gli anni arriva molto interessante. E per assurdo, l'altro, che è un po' un terreno meno scontato, e siamo proprio a Borghetto, e c'è un piccolo appezzamento che è confinante al Marchese quasi, che ha una, è proprio a ridosso, quindi ha delle caratterizzazioni che tutti gli anni ci regala in mescola dei profumi e delle intensità che non riusciamo a ottenere qua. Quindi, per dirti, è un vigneto di Chardonnay vecchio, che però un po' grazie anche, comunque è una zona ciotolosa quella parte perché è a ridosso proprio della montagna e è da dove nasce peraltro quasi sempre, non in totalità, cuore, per cui abbiamo proprio una base che arriva Lessinia come caratterizzazione, perché gli dà quella cremosità, quella alla lunga quel frutto giallo maturo, quella larghezza che qui trovo meno. Quindi la mia attenzione è un vigneto che tutti gli anni mi regala una piccola perla in un territorio che potrebbe essere definito da fuori poco vocato rispetto ad altri. Poi ti devo dire, ci sono anche molto affezionata. Poco vocato, magari poco scontato. No, perché sì, assolutamente, anche perché della collina per gli spumanti, invece spesso esatto, si scopre è una... che alcuni vigneti in posizioni particolari o su situazioni, su suoli, su esposizioni particolari riescono a dare anche a quote basse delle singolarità. Esatto, sì. Poi capiamoci, io a volte sorrido perché
Italia. Non ti sento più. Ti sentivo male, scusami. Dicevo che a volte ci dimentichiamo che il nostro fondovalle, dove noi siamo magari un po' più alti, però il nostro fondovalle è la collina di regioni vocate al metodo classico in altre parti d'Italia. Certamente, certamente. Quindi dobbiamo sempre guardare il bicchiere da più lati, ecco, mettiamola così. Io ti dico quello perché a volte siamo estremisti e forse ci vogliamo, non riusciamo a vedere anche dove ci sono. Questo era poi un vigneto che io ci sono affezionata perché è legato proprio alla mia famiglia da sempre. Quindi non ho rinnegato, ho provato e mi ha dato e mi dà ormai da tantissimi anni grandi soddisfazioni. Quindi, e poi il bello del viticoltore è che è testardo, no? Quindi lui prova, si prova e alla peggio uno, cioè dopo cambia. Però ecco, penso che ci sono dei territori più semplici. Però ecco, quando ti trovi un vigneto che è storico, che è tuo da sempre, cerchi di fare quello che viene bene a prescindere, insomma. Quindi questa è una scelta che noi abbiamo fatto e che comunque viene riconfermata con piacere tutti gli anni. Ancora l'aspettiamo più tutti gli anni nel valorizzare, insomma, questi vigneti storici. Esatto, sì, sì. Amici a cui si è anche appunto affezionati, come dicevi. Sì, poi fa parte del nostro amore umano e chi è legato alla terra è legato alla sua famiglia e alla sua storia, sicuramente. Sicuramente, grazie, grazie. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato della vostra storia, dei vostri... Sono una chiacchierona. Sì, insomma, qua riusciamo a sforare sicuramente i megabyte dei video che ci vengono concessi. Sì, poi tagliate, mettete, fate un po' come... Faremo un taglio e cuci. Sì. E poi forse manca la parte più importante. Cosa vi ho portato io per la guida quest'anno? Allora, mi hai dato già qualche informazione, quindi assaggeremo tanti ottimi Trento, sono sicuro, quindi cercheremo di... alla cieca di scoprire dov'è questa grande cremosità che è la firma di Letrave, insomma. Ecco, io e poi manca, e poi c'è anche un vino, giusto, che esatto, un po' che non assaggiavamo e esatto, ho pensato, ma sicuramente qua c'è l'annata che conta. Qua c'è l'annata che conta e un cambio all'interno anche dell'uvaggio. Per cui sono tornata per una scelta che proprio era condivisa, peraltro anche con papà, perché era gli ultimi anni, insomma, con cui, che era con me. È un 2015, Ballistarius, che rappresenta l'archibugiere, il nome è un po' complicato, che però è lo stemma della mia famiglia, perché appunto il nostro antenato era un archibugiere. Quindi da lì siamo andati a scavare e a capire quello che era la nostra storia anche in un logo, in un'immagine, che è proprio quello che noi eravamo nel 1600. Sempre posizionati poi a Borghetto, dal 1600, quindi nel 1646. Per quello che siete scoppiettanti di carattere. Sì, siamo scoppiettanti, forse sì, è vero. Ecco, quindi questa grande passione per i vini rossi, anche importanti. La territorialità io però non ho voluto darvi, perché ho dato priorità, avete 6 vini in guida, quindi ho voluto riconfermare quello che la mia azienda ormai si è concentrata per l'80% nel fare Trento DOC, appunto nelle sue tipologie, però senza abbandonare una storia, quindi quello che sono soprattutto i vini rossi e in questo caso gli uvaggi. Ho voluto festeggiare un po' quello che era la storia anche di mio padre legata agli uvaggi, in particolare con le classiche uve bordolesi, quindi Cabernet, Merlot, in questo caso è Cabernet Sauvignon, un po' di Cabernet Franc del Merlot, e negli anni, quando abbiamo iniziato, quindi nell'87 con la prima vendemmia, era la Grain. Ora invece è stato portato con delle Nanzio, quindi siccome questo è un prodotto che nasce proprio a Borghetto e io ho degli storici, proprio delle scritte quando papà era ancora
da Fedrigotti con Veronelli e proprio li ho inquadrati, degli scambi epistolari che gli dava dei campioni, degli assaggi dell'Enanzio vinificato in purezza in taglio con i Cabernet. Quindi l'Enanzio, abbiamo ripreso... Non lo conosce nessuno in Italia, credo. No, siamo in pochissimi. Anche perché credo che quei pochi... Mi ricordo benissimo le vostre... Una volta facevate anche una... Certo. Un vino molto importante, lì, che era l'Enanzio in purezza. Esatto. Questo ecco Enanzio perché... cos'è? Puoi dirlo, descriverlo in poche parole? È una... Allora, in dialetto era... Ambrusca, quindi uva brusca, quindi l'ultima che maturava, è erroneamente anche detto, qui c'è un trattato, perché Attilio Scienza, che peraltro siamo cugini alla lontana con Attilio, e quindi con tutta la famiglia Scienza, ha fatto dei trattati per cui non mi addentro in questa cosa complessa, però era stato definito l'ambrusco a foglia frastagliata. Ecco che dell'ambrusco c'è poco e niente, è sicuramente data da quello che era il dialetto, proprio uva brusca, che era uva dei santi. Che caratterizza molto, caratterizzava in passato la produzione lì. Era un'uva, esatto, che passa a Vallagarina, quindi è l'unica DOC anche ora sovraregionale, per cui copre il Trentino e la parte veneta a confine. Ed è un'uva particolare, meravigliosa per la sua franchezza, è un'uva che io non ho mai abbandonato e da dove puoi fare anche dei passiti, perché è un'uva che si asciuga ma non marcisce, ha una buccia estremamente resistente e proprio anche da questi trattati, questi discorsi con Veronelli negli anni, primi anni 60, era di questa, regalava ai Cabernet colore e acidità e vivacità. Quindi era dargli quella spinta in più territoriale, quindi riportare una cuvée internazionale su un territorio con un regalo di un'uva che viene poi solo qui, che è prodotta in purezza. Io qualche bottiglia ce l'ho ancora nascosta giù doveva venirti a trovare, insomma. Esatto, adesso guarda, lo sto rimettendo a posto perché c'ho bancali ovunque di cose buttate, messe in segreto lì per dimenticarle, e quindi stiamo riorganizzando. Però detto questo, è proprio un'uva che da sola aveva questa caratterizzazione, però nell'ottica di quello che tu hai detto di spiegare anche i vini, perché un territorio si deve identificare, un'azienda si deve identificare. Io sono arrivata, credo, ad avere 24-26 vini e adesso li ho ridotti, ma ho levato dei vini ma ho messo dei Trento DOC, quindi capisci che sono comunque tanti, e se andiamo al di fuori di quello conosciuto, in più un prodotto che non è un Teroldego o un Marzemino, che produciamo in due, diventa ancora più difficile. Io ho già un Moscato Rosa, quindi ho queste cose, io a volte dico sono per Puntiglio, tante, insomma. Esatto, per Puntiglio, però ecco, in questo, che ritorniamo al Ballistarius, ho voluto dare un'impronta ancora diversa di quella che era in passato, perché dall'87 al 2017 era cambiato, giustamente si era evoluto il mondo in una posizione diversa, quindi è arrivato l'Enanzio che ci ha dato quello che voi valuterete. È un prodotto e un'annata comunque molto interessante, perché il 2015 c'è un'annata che penso rimarrà importante per parecchi anni, insomma, quindi ci ha regalato sicuramente, dopo delle annate più difficili prima e dopo, ci ha regalato un'intensità, una maturazione, e lì ho voluto provare un po' il tutto. Non vi ho dato le percentuali. Quindi dobbiamo scoprirle? Ci lasciate i compiti per casa? No, così, perché io credo che quest'anno, sì, sono stata un po' una maestra cattiva, no? No, ho detto lasciamo, proprio perché mi piacerebbe capire cosa dei palati attenti riescono a percepire. Quindi a volte credo che schematizzare si dà un po' troppo sento o non sento. Io ho detto quest'anno ho già cambiato l'uvaggio, quindi quest'anno l'annata 2015, quindi riuscire a anche percentrarmi, se ho quello che mi direte,
risulta in quel panel che io poi andrò, dai, consentimi, vado a valutare. Ti fai crescere la curiosità nell'assaggiarlo, nel riuscirlo a scoprire. No, e poi magari non piace, però è sicuramente un vino che ha ancora davanti tanta vita. È un vino fatto per essere lasciato. E quindi vi ho dato proprio il contrario. La scelta era nei sei che mi potevate darvi il fondatore o le riserve. E ho detto, da quest'anno un rosso, vai, cambiamo, change. Ecco, quindi credo che... Però poi, quando vorrete, singolarmente, si potrà riattivare la sala degustazioni. Noi siamo qua perché, insomma, aspettiamo solo che si possa tornare ad essere operativi a 360 gradi. Quella è l'aspettativa di tutti, insomma. Esatto. Lucia, quindi, è stata una chiacchierata stupenda. Io starei qua delle ore ad ascoltarti, perché è bello sentire questa passione che porti, che spritta da tutti i pori, come anni. Si diceva, no? Beh, dopo tanti anni. Qua c'è ancora lunga la strada per fare il grande traintodoro. No, bisogna avere degli obiettivi. come ti dicevo, abbiamo già un progetto in campo, quest'anno ne esce un altro, perché proprio dalla degustazione è uscita un'altra chicca che sarà una cosa piccola, che però arriverà negli anni. Non ci svelare niente. No, ma tanto prima devo provare, perché è come ti dico, quella che c'è in lavorazione mi hanno detto, la fai dosata o dosaggio zero? Non ho ancora deciso, manco il nome, quindi pensa, i miei bambini sono in stand-by, perché quando a volte mi chiedono, poi ti lascio, come si fa a tenere in cantina un prodotto? Ce lo si dimentica, perché col Trento Doc non devi avere fretta, tu devi lasciarlo lì e ogni tanto ricordarti che c'è, perché se no, se hai la smania, magari lo metti in commercio prima del momento, quindi devi assaggiare, deve essere una cosa che è molto molto, infatti dico me lo dimentico e così ho risolto il problema, quindi poi a step, magari quando ci sarà veramente, se volete venire ad assaggiare quello che sarà la preview di una che andrà pronta il prossimo anno, probabilmente, però volentieri la mettiamo. Siamo sempre curiosi di assaggiare le bottiglie dimenticate noi. Le bottiglie dimenticate, guarda, dopo sono tra una decina sorprese. Di giorni c'ho il cavo a posto, per cui possiamo andare a pescare quello che vogliamo. Ok, perfetto. Fantastico. Io ti ringrazio. Una piccola nota, fuori servizio, nella guida dell'anno scorso avete invertito i prezzi dei dosaggi zero. L'ho notato ieri. È una tirata d'orecchi e vedremo di sistemare. Sì. No, più che altro che se qualcuno sono invertita la riserva con il classico, ma... No, infatti ho detto più che altro, visto che, te lo dico che così, no, è un dispiace se poi arriva qualche consumatore e non trova la corrispondenza con quello che viene, ma è ovvio che su un plico così si possa fare della... Ecco, se tu hai bisogno di qualsiasi altra cosa, Andrea, io sono... a vostra disposizione. Grazie tante, non vedo l'ora di venire a incontrarvi. I campioni ti sono inviati, per cui dovrebbero essere stati consegnati oggi o domani, quindi c'è tutto. Poi se avete bisogno, siamo qua. Non mi fanno andare da nessuna parte. Non si può. Avete una grande voglia, ancora. Secondo me, vero, di andare a incontrare i clienti. Io poi vivo fuori, quindi tenermi a casa, viaggiare, no? Sì, tenermi a casa 3 mesi è una sofferenza, ma perché credo che il nostro territorio, come tutti i territori, vada comunicato da chi ha la fortuna di farlo. I primi ambasciatori, no? Da chi ha la fortuna, di farlo, perché io collaboro con i miei clienti e con i miei venditori. Però essendo io anche quella che fa materialmente le scelte, posso dargli degli input che magari sono importanti in una fase di vendita o di confronto, come dicevamo prima, con gli altri prodotti che loro hanno già, che può essere regionali come fuori regione. Quindi capire le differenze, capire come consigliare un vino verso il consumatore finale è la cosa che è più importante, per cui poi passate... gli specialisti e le guide e la sommelierie, da dove passa, perché poi il pubblico
non si fa influenzare, perché una volta forse, ora analizza, quindi capisce poi il suo gusto. Sì, è un mondo, quello del vino, dove la curiosità forse sta alla base della conoscenza, no? Cioè, per fortuna. A volte, sì, io me ne rendo conto, ogni tanto io mi fisso su delle zone sfigatissime anche, senza voler fare nomi, ti viene quella curiosità di capire, di scoprire magari zone poi, non battute, esatto, da altri o non così famose, tante volte trovi quel vino che ti piace, ti rapisce perché ti fa immaginare di essere lì. No, perché a volte quel vignaiolo si è trovato lì. Il vino lo chiamo sempre una geografia liquida, no? Perché esatto, un po' per formazione, io sono geologo, quindi ho la passione di vedere le forme, no? Capire un po' la geografia e tante volte il bello è proprio scoprire. Ecco, non sapevo questa tua... Trovarsi nel vino nel riconoscere nel vino un qualcosa che non ti aspettavi. Beh, allora dovremmo mettere il lato pratico per il Trento Doc la tua professione, perché sicuramente sarebbe una cosa molto particolare. Ma io sono geologo, non praticante. No, però voglio dire, però è uno degli aspetti che andrebbe un po' più curato, perché sul Trento il rischio è proprio quello di creare un grande contenitore, di non far capire le grandi differenze. Quello che dicevamo prima, cioè di parlare solo di quota, quota e non di versanti, piuttosto che di micro, cioè Rovereto, Lora del Garda, il perché, da una parte, non dall'altra, dove arriva, dove si ferma. Vai. Ci penserò. Boh, dai, do l'input a Fabio, che così gli dico, guarda, lo fai lavorare lì sto giro, non maledirmi, dai. No, ascolta, no, no. Grazie infinite, se tante. Qualsiasi cosa sono a vostra disposizione. Gentilissima, buon lavoro, grazie buona ancora stagione. Grazie, buon pranzo a voi, ciao.